ospite, in realtà è già entrata, è questa Vespa fantastica del 49, l'esatto complemento di questa star, Ilo Lorenzetti, per continuare il nostro racconto sul mondo della Vespa, coniugato alla Valdera, a Pontedera. Benvenuto Ilo, un'altra colonna di questa Grazie. storia che compie 75 anni, vero? Io no, qualcuno di più, La magari. storia della Vespa, io non fatto, ma non. Va bene, sì, è vero. Quest'anno sarà il 75esimo. Aprile, vero? Aprile del È aprile, 46 fu esatto, depositato sì. il Sì, brevetto. sì, sì. Ci sono dei pareri discordi, ma noi abbiamo specificato che in aprile è stato ratificato proprio il contratto, o il brevetto per meglio chiamarlo, della Vespa, per cui E ci racconterai questa lunga storia di benissimo, benissimo, 75 anni a quale hai partecipato praticamente fin da benissimo. subito, giù di lì. Tanti che scegliere uno in questo momento, così en passant, non saprei cosa raccontarti. Ti posso raccontare dell'esperienza fatta con una Vespa che si chiamava GL, che è stata praticamente quella che ha dato il là poi alla PX e tutta quella serie diciamo di successo che c'è stata negli anni 60-70, e veicolato bene, veicolo che abbiamo dovuto intervenire. Siamo intervenuti così perché una volta fatto le prove definitive fatte sull'autostrada, facevamo una serie di chilometri spaventosi perché facevamo tre turni arrivando fino a via autostrada ovviamente, Firenze, Bologna, Nord, Modena, Sud e ritorno. Una volta finito noi montava un altro turno e dopo l'altro turno un altro ancora, quindi venivano coperte le 24 ore con dei risultati Insomma, eccezionali. le vespe non si annoiavano mai, eh? No. Cioè, non è Le che o Vespe non si noia, eh? riuscivano a spaccare. L'unica cosa che c'era in questo tipo di veicolo, in questo tipo di motore in particolare, che ha dato, come dicevo prima, il là al seguito delle Vespa, una nuova generazione, chiamiamola, è stato il fatto che ci siamo dovuti rendere conto che, non essendoci un'accensione elettronica, arrivato a un certo punto, quando si scendeva il passo o quando eravamo in discesa, in forte discesa, si perdeva assolutamente il rumore del veicolo, il contachilometri andava a fondo scala e quindi non si sapeva, però non si spaccavano. Non si spaccavano, però questo comportava che le puntine si mangiavano in 4 e 4, 8 e così via anche tutto l'organo, E diciamo non si che parla di puntine dei giradischi, vero Paco? Non erano le puntine, No. no? Che poi adesso non ci sono più nemmeno i 33 giri, 45 giri, o meglio, ci sono. Quando è iniziata la tua. La mia avventura in Piaggio è cominciata negli anni 60, dall'inizio degli anni 60. Ero un collaudatore sperimentale, uno di quelli Come il che. vaccino? No, abbiamo sperimentato. No, non eri un collaudatore igienico, arti deliri che sentiamo dire. No, eri un collaudatore. No, andiamo No, avanti, scusa. collaudatore sperimentale perché Sì, c'era no. una differenza sostanziale. Il collaudatore di serie faceva altro che prendere dei veicoli dalla linea, montare su dei rulli, provarli e dare l'ok o meno. Mentre il collaudatore sperimentale era uno che faceva parte ovviamente del centro sperimentale, dove dall'ufficio progetti veniva nell'officina realizzato il prototipo veniva dato a noi che si doveva provare sulla strada, quindi avevamo diversi percorsi e facevamo una serie di chilometri. Dopodiché, quando si rientrava, si preparavano dei verbali, nel quale verbale io mettevo le mie sensazioni, le mie, diciamo, non solo sensazioni, ma quello che l'esperienza mi dettava a livello di rumorosità, a livello di prestazioni, eccetera. Quindi anche te offrivi come slow food la tua esperienza emozionale al servizio della Vespa. Sì, Questo non era solo emozionale è un perché mondo che ritorna, circolare, vedi? l'emozione ti veniva quando tu pensa che
quotidianamente ci scambiavamo i veicoli, no? Il mio veicolo domani l'aveva un altro collega e così via. Scambiavate soltanto veicoli, no? Prego? No, va bene, andiamo avanti. No, vi scambiavate i veicoli? No, vabbè. Sì, si scambiava in maniera che quelle che erano le sensazioni dovevano essere unanimi, perché se c'era qualche cosa che era in contrapposizione addirittura, ti chiamava il capo e ti diceva: beh, ragazzi, che cosa è successo? Spiegatemi un attimino. Ognuno diceva le sue ragioni, poi se non c'era convinzione, anche il capo prendeva, veniva con noi e veniva a fare delle prove insieme a noi. Ci voleva una specie di unanimità di giudizio. Certo, perché assoluta certezza di perché in base al nostro esito poteva questo veicolo essere messo in produzione o meno. Questo era il nostro lavoro. Grande poi responsabilità, per vari motivi che potevano essere anche motivi, diciamo, di ordine economico, perché se un veicolo poi ci si accorgeva che non aveva mercato perché sarebbe costato troppo caro, a quel punto lì non lo mettevano in produzione, ma insomma da un punto di vista tecnico noi davamo il nostro giudizio. Che cosa succedeva? Che a volte provavi dei veicoli strani che non sapevi a che cosa potessero servire. Ma tipo un esempio di veicoli strani? Un giorno mi chiama il capo e mi dice: vai a provare questo oggetto, vai su quelle colline laggiù, c'erano delle colline in fondo alla pista, e devi fare tanti passaggi lì, vedi un po' come reagisce o meno. Fate conto che fosse stato una specie di dune buggy, una dune buggy con un incrocio con un quad, ecco. Era un oggetto strano fatto così. Eravate dei creativi alle Piaggio, queste cose non si sapevano. No, assolutamente. Infatti quella roba lì, se non veniva messa in produzione, veniva disintegrata. Ecco perché nessuno la doveva vedere, perché a quel tempo là poi tra l'altro c'era il contrasto con la concorrenza, la Innocenti, per cui c'era il giornalista fuori che aspettava per rubarci le foto, no? Ecco che si usciva quando c'erano delle modifiche di carrozzeria, di stile, diciamo, di linea. Allora a quel punto lì si camuffavano i veicoli e si usciva fuori col veicolo strano, insomma, ecco. Quindi le vere e proprie spy story alla Piaggio, tra l'altro raccontate in questo splendido volume che hai presentato circa un anno fa, insomma, ancora sì. Più. Ci parli un po' di questo lungo racconto che hai appunto raccolto in un libro. Allora, in questo libro io, collegandomi a quello che dicevo prima, intanto ho parlato del STEP, che sarebbe servizio tecnico, esperienze e prove, che riguarda proprio quello che era l'ambiente vissuto da me a livello sperimentale. Nell'ambito del mio lavoro mi sono trovato a fare anche l'acrobata e qualcuno mi diceva: ma com'è possibile che la Piaggio avesse una squadra ufficiale che portava in giro per fare l'acrobazia? Allora, visto che c'era un po' di non conoscenza dell'argomento, e questo l'ho recepito prevalentemente al museo, dove io faccio appunto il consulente, e a quel momento lì mi sono deciso a scrivere questo libro, dove ho riportato come è nata la squadra acrobatica, cosa facevamo e fino a quando abbiamo smesso. I motivi erano semplici: era per far vedere la praticità di questo veicolo, quindi non doveva essere la bravura dell'individuo, ma la bravura del mezzo. Quindi eravate asserviti al mezzo. Sì, tu hai per esempio invitato Luperini. Luperini era uno di quelli che impennava, no? Gli piaceva impennare. Non cominciamo a parlare male dei colleghi, che poi. No, ma io non sto parlando male. No, ti ho detto, lui
lui... Perché voi dovete sapere che all'interno di queste icone del mondo Piaggio, che ospitiamo ogni settimana proprio perché appunto 75 anni, che hanno vissuto avventure senza retorica straordinarie insieme in giro per il mondo, la pattuglia acrobatica, insomma, c'è una amichevole, facciamo bravi, amichevole fantascienza, a competizione straordinaria, a distanza di anni, a distanza di... Sì, è vero, storia, è vero? No, beh, è vero, senz'altro, il monitor non però va, è anche vero quello che ti stavo dicendo, cioè lui che amava fare l'impennata, gli fu detto subito, guarda, quando entrò nella squadra, te l'impennata non la devi fare. Perché? E ci spiegavi, e te lo dico io perché sono stato attento, quando presentasti questo libro, che i dirigenti Piaggio o Magnelli o Piaggio in persona dicevano, no, qui si fanno le acrobazie, ma si fanno per vedere come regge la Vespa, quindi non si fanno manovre strane, prima perché non potete far male, esatto, e poi perché non si insegna a fare bischierate, vero? Verissimo. Sono stato attento, vero, alla presentazione? No, è verissimo, è così, perché noi facevamo dei numeri strani, tipo guidare la Vespa seduti lì sopra, no? Indietro, o sdraiati qui, oppure ci si rigirava in questa posizione, si guidava col sedere, in poche parole. In 12 su 2 Vespe. E poi c'erano i famosi gruppi, no, siamo arrivati a 15 su 2 Vespe. Ah, questa è notizia. Ti correggo. Sì, dipende un po' da quando, perché noi facevamo dei sopralluoghi in base a quant'era lungo il percorso, e non sempre era uguale, quindi c'era più corto, più lungo. Quando il percorso era più lungo ci si poteva permettere di salire anche in 15, perché si faceva questo mentre il veicolo andava, no? Che si, sì, montava su lungo il percorso, ma se c'entrate in 3, voglia che è lungo un chilometro, non è che ci stai in 2, vabbè, per 100 metri ci si sta in 3, è un chilometro, per 10 ci si sta in 30, non funziona così, cioè quella no. Non è che si allungava la Vespa, no, si allungava, funzionava così che il veicolo partiva con tre persone sopra magari, mano a mano salivano gli altri. Ah, ok. Quindi, facevate, quindi potevi arrivare fino a 12, come fino a 15, insomma 15 era già un bel numero, Beh, ed avevano molto effetto, ma questo era tutto per dimostrare la Napoli, praticità della Vespa. In 4 soli in Vespa, chissà come morivano di invidia, cioè in Napoli a Bombay, no? Che a volte magali vedi in 5, chissà come morivano da... No, ma... Capitomboli, l'ho già chiesto, sia ai tuoi Capitomboli, comodi... Capitomboli, tesoro, prevalentemente... No, il discorso è, in gara era difficile succedesse qualcosa, era più che altro in allenamento, perché era un allenamento continuo, cioè giorno sì, giorno no, eravamo sulla pista a fare le prove. E all'inizio più che altro è stata dura, perché c'erano degli esercizi che erano un po' maledetti, tipo dalla sella si metteva sulle gambe, si saliva qui sopra e poi si lasciava andare le braccia, no? Perché si faceva in formazione. Non te lo chiedo. Allora erano già andati in ospedale tre persone, perché andando giù, ovviamente andava sempre sulla destra, il motore, e la leva del freno davanti si ficcava regolarmente nel polpaccio. È molto palpe, ci ha fatto un film Tarantino, o forse lo sta facendo. Sì. Mi sa di sì. Sì. Mi sa di sì. E allora io cosa feci? Presi del feltro. Vespa pulp. Presi del feltro, mi feci una bella fasciatura sotto la tuta e cominciai a cadere una volta, due volte, tre volte, fino a che riuscii a capire perché non riuscivo a star sopra. Perché ti viene spontaneo, quando ti senti cadere, di buttarti dalla parte opposta. Invece no, dovevo assecondare, no, la caduta per riprenderla. E questo era il segreto, ma... L'ho capito dopo 300 volte che ero battuto per terra. Quando arrivai alla sera, io avevo la tuta tutta strappata, levai i feltri, avevo un affare qua nero,
avevo tutto un polpaccio nero che non ve lo sto a dire, che mi ha sentito per qualche giorno, però all'ospedale non c'era andato, insomma, ecco, questo. Il terzo segreto di Vespa.